Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi mi ritrovo sempre nel mio posto preferito, all'Abbazia di Baldia Coltibuono, perché è un posto veramente magico. Molti di voi mi hanno chiesto, sia a Rombo di Tuono che su Instagram, che modifica hai fatto alla moto, moto nuova, quindi questa da poco. Vi spiegherò tutto in questo video, quello che ho modificato. Ma prima di continuare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e vai con la sigla. Prima modifica che ho fatto in questa moto appena presa sono gli accessori di Vitis Design. Specchietto col gambino nero e lo specchio blu, pedane un po' più grandi per avere un appoggio migliore nella moto e un grip anche migliore. Manca un altro accessorio che è in fase di lavorazione, presto ve lo porterò a vedere nel video. Perché ho scelto Vitis Design? Vitis Design perché comunque è una marca italiana, è un ragazzo italiano che abita nelle Marche che l'ho conosciuto, e i suoi accessori sono veramente fatti benissimo, spettacolare. Sono tutti pezzi in alluminio ripresi dal pieno che poi ricevono un trattamento di anodizzazione. Come potete vedere, io l'ho scelto blu per, diciamo, riprendere un po' il colore della moto, ma possiamo scegliere in vari colori: oro, nero, argento, viola, blu, quello che volete. Non possiamo scegliere le tonalità di colore perché sull'anodizzazione il colore è già preimpostato da Vitis Design. Molti di voi, soprattutto a Rombo di Tuono e su Instagram, mi hanno detto: ma il colore blu non riprende tanto il colore della moto. Sì, è vero, ma forse riuscirò a risolvere questo problema. State sintonizzati. Altro accessorio che ho voluto mettere in questa moto, perché i suoi originali non si possono proprio vedere, sono le manopole. Anche lì, come ben sapete, è un mondo molto ampio. Sono andato a finire poi alla fine su Rebuffini, marca anche questa italiana, accessori molto belli anche loro. In questo caso io ho preso queste manopole che hanno anche queste in alluminio con la rifinitura dell'anello in blu e gli anelli con il grip per i guanti. Sono uno spettacolo, sia per quanto riguarda l'estetica che per quanto riguarda la funzionalità. Altro accessorio, a mio parere, fondamentale per l'estetica, non per la sua funzionalità, ma è la dash cover del serbatoio. Ho scelto Lucas Carbon perché tra tutti gli altri brand è quello che faceva, diciamo, le tre versioni di carbonio differenti: carbonio classico con la trama classica, carbonio a nido d'ape come questo e carbonio forgiato. Ho scelto il carbonio a nido d'ape perché secondo me su questa moto ci sta veramente la grande. Avendo un motore così potente, nei momenti in cui la strada è bagnata, questo accessorio è veramente fondamentale. Ora in questa moto è presente anche il controllo trazione, aiuta nella sicurezza, ma Rabobascal, come sapete bene, è un accessorio che io lo reputo veramente fondamentale. In questo caso io ho messo Rabobascal con la stellina blu che riprende il colore della moto. Naturalmente, se voi lo volete acquistare, lo acquisterete col teschio nero. In più, Rabobascal come accessorio mi dà 4 colori di stelline: blu, oro, rosso e nero. Vi ricordo che potete acquistarlo con il mio codice sconto test di moto official e avete uno sconto del 10% sull'acquisto. Dall'altra moto ho trasportato alcuni accessori che potevano essere compatibili con questa, tipo la famosa sella Saddleman con la scritta oro qua. Io la reputo veramente perfetta per questa moto. Sapete bene che non ha la comodità come può avere altre selle, ma però il suo design in questo modo, con questo poggia schiena fatto in questo modo, per me è perfetto in questa moto. Le leve bronzate come avevo nell'altra moto, quelle più corte tipo BMX, le trovo comodissime anche queste. Naturalmente non potevo lasciarci in quell'altra moto il crash bar di Marco Strippoli, messo lì, personalizzato. Io ho già chiesto a lui un'altra personalizzazione, lui mi farà avere questa parte qui con la parte interna color blu come la moto. Altro accessorio che secondo me è molto funzionale, ma anche molto più bello estetico rispetto alle frecce originali: le frecce della Bullet. Queste sono le due in uno, praticamente fanno luce posizione e freccia. Adesso accendo la moto, questa è la luce posizione, ora metto le 4 frecce così vedrete il funzionamento su tutte e 2 le frecce. Si spenge la luce, l'alone intorno, e si accende la parte centrale arancione che sta a indicare le frecce di direzione. Un altro accessorio, vi metto qui il video sopra in descrizione, il Dominator, che dà solo un fattore estetico alla moto, la fa un pochino più completa. L'unica cosa che ho notato è che quando viaggi di notte il radio
raggio della luce sensibilmente si stringe. Per chi mi ha seguito al rombo di tuono e è passato a trovarmi, ho fatto il trattamento nanoceramico con questa moto. Questo trattamento dà una protezione. È un colore così, o come la vostra 120esimo anniversario, oppure nella vostra del diavolo, io lo reputo una lavorazione fondamentale se volete proteggere la vostra moto. Un'altra cosa fantastica è che quando tornando al rombo di tuono ho trovato un muro di moscerini e l'avevo tutti appiccicati sul cupolone. Tornato a casa, cosa ho fatto? Ho preso la gomma e ho spruzzato un po' d'acqua. I moscerini sono cascati semplicemente. Non erano appiccicati come una moto senza trattamento. Con un po' d'acqua, una leggera passata, i moscerini sono tutti cascati per terra. Ultimo accessorio, ma non ultimo, scarico Bassani. Bassani Short Ripper. Ero molto indeciso tra il Red Thunder e il Bassani. Il Red Thunder ce l'ha un mio amico sulla sua El Diablo, molto bello, però il Bassani, che è leggermente più corto, mi dà un senso più di aggressività. Non posso adesso farvi sentire il rumore in questo posto, il rombo in questo posto, perché è un luogo di silenzio. Quindi per questo adesso cambieremo location e andremo a sentire il rombo di questa moto. Vai Dario, accendi i motori. Eccoci qui tornati, avete sentito il rombo, secondo me è una cosa fantastica. Io gli ho fatto un'ulteriore modifica, io ho levato piccola retina che è interna, che sarebbe lo sfrangifiamma, e fa ancora più rumore. Mi rendo conto che quando sono andato al rombo di tuono in moto, a un certo punto ero un po' rintronato dal rumore, però ragazzi, queste moto devono fare rumore, c'è poco da fare. Sono con mio figlio Dario, che mi ha aiutato a fare questo video. Dario, secondo te questa moto è bella oppure preferivi quell'altra? Più bella questa, no ragazzi? Ragazzi, la moto è fantastica, motore 117, secondo me rispetto a 114 un cambiamento c'è stato. La moto veramente a bassi regimi ha una schiena sotto il motore che ti tira, no? Veramente fantastico. Bene ragazzi, il video è finito qua. Mi raccomando, come ho detto all'inizio, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccate sulla campanella e seguitemi anche su Instagram. Quindi ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video sia piaciuto. Grazie, ringrazio anche Dario che ha aiutato a fare questo video. Ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao! Ciao!